Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, qui per accendere una puntata lampo su una creatura aliena, quasi extraterrestre, che ci insegna come resistere all'impossibile. È il Proteo. Entreremo nella sua dimensione buia e sotterranea senza disturbare. Faremo in modo che la nostra emozione sia solo il rispetto e lo stupore che si deve a qualcosa di veramente incredibile. Sigla. Il Proteo è un anfibio compreso nell'ordine degli Urodeli, vale a dire animali dotati di coda, famiglia dei Proteidi. Si tratta di un gruppo poco numeroso, data la straordinarietà della loro esistenza. Nel mondo comprende 8 specie, con 2 soli generi, Nectarus 7 specie e Proteus 1 specie. In Italia solo una specie. Per ora sappiamo che nel remoto passato i generi erano 4 e comprendevano 5 specie, tutte estinte. Il Mopretus vezei era un anfibio preistorico, certo non assillato dalle difficoltà del povero proteo attuale, come essere cieco in un ambiente ostile. Il proteo, Proteus sanguinus, misura in media 25 cm e può arrivare a 40. Zampe davanti con 3 dita, zampe dietro solo 2. La pelle è rivestita da pigmenti che lo fanno apparire roseo. La ragione di questo aspetto è la sua particolare condizione, che le impedisce di crescere oltre lo stato di larva, cioè non diventa mai adulto. Si tratta di neotenia, un meccanismo per sopravvivere in luoghi con pochissimo cibo e mancanza di iodio, dove una biologia meno evoluta presenti poche pretese. Il proteo vive in grotte subacquee con raccolte e corsi d'acqua fino a 113 metri di profondità, dove per sopravvivere la temperatura deve essere da 9 a 12 gradi centigradi. Unico vertebrato d'Europa a vivere in grotte carsiche, cioè scavate dall'azione dell'acqua. Formazioni che vanno dalla Venezia Giulia alla Slovenia alla Croazia e Bosnia Erzegovina. Studi fatti in grotta hanno messo in chiaro il suo comportamento. È come se la sua vita si svolgesse al rallentatore. Un esemplare osservato per 7 anni non si è mai mosso dal punto dove stava. Era come morto. E uno più attivo non ha fatto neanche 40 metri in quasi 8 mesi. Tutto fa parte di una strategia di sopravvivenza, come quella di poter restare senza mangiare per un periodo lungo anche 12 anni. Possiede un olfatto e un udito potentissimi. Percepisce la propria posizione rispetto al nord. Sente i gusti con una saliva speciale, senza contare che il suo apparato genetico gli permette di rigenerare qualunque pezzo del suo corpo che venisse tagliato o rovinato. Si è anche capito che pur avendo i polmoni poco attivi, in caso di secca, quando la grotta si svuota solo per un certo periodo, arriva in zone superficiali e per sopravvivere riesce a respirare dall'aria anche con le branchie, ma c'era da aspettarselo, così come la durata della sua vita che supera i 100 anni. Unica condizione vitale è che le acque siano cristalline. Il suo cibo sono dei mini gamberetti e qualche microorganismo che cattura coi denti messi a forma di colino. Sa anche fingersi morto così da essere meno appetibile per i suoi predatori occasionali, anche quelli che si spingono nelle grotte dove il proteo non sa di trovarsi in una posizione più rischiosa. Il pesce gatto, a volte reperibile in pozze di caverna, così come il ratto grigio, amico dell'acqua e in cerca di vario cibo. Il rospo comune, che ama il fresco e il fango, e si ciba di tutto, persino galline curiose, che raggiungono i protei che sono più vicini all'esterno. Ogni 10 anni, quando il proteo si accoppia, il maschio si attorciglia alla femmina, si dice in caduceo, cioè come tra loro i due serpenti nell'insegna delle farmacie. La femmina può fare i piccoli, vivi, già pronti, o più raramente fino a 70 uova. Questo fatto è considerato un autentico avvenimento. Suo parente prossimo, ricordiamo il cane d'acqua, Nectarus maculosus dell'America del Nord, così chiamato perché sembra emettere un suono come l'abbaiare di un cane, e tra i 7 Nectarus del mondo. Per la conformazione delle branchie viene vivisezionato nei laboratori. L'assolotto, Axolotl ambistoma mexicanum,
Un altro anfibio, Urodelo, che vive in Messico e che appartiene alla famiglia degli ambiostomatidi. Forse a causa del tipo di habitat, siamo abituati a considerarlo vicino al proteo, ma è solo apparentemente simile. Possiede gli occhi, però senza palpebre. Vive 15 anni e divora un mucchio di cibo, perfino i suoi simili. Particolarità interessante è che presenta quattro tipologie di colore. Il tipo leucistico rosa pallido, simile al proteo. Il tipo albino, di colore dorato. Il tipo assantico, grigio, con macchie tonde. E il tipo melanoide, che è nero con tendenza all'olivastro. Inizialmente fa i piccoli neotenici, che cioè non diventano mai adulti. Solo nel secondo accoppiamento riesce a fare individui, che maturano normalmente. Pur essendo sul punto di estinguersi, è molto allevato in acquario. Può rigenerarsi in qualsiasi parte del corpo sia danneggiata, compreso il cervello. Cari amici, le condizioni estreme di questi esseri fanno pensare che possa esistere la vita su certi pianeti inabitabili. Iscrivetevi per ragionare insieme su tante meraviglie e stranezze e cliccate sulla campanella per dimostrare che volete continuare con noi ed essere notificati ogni settimana. Grazie di tutto. Ciao.